Vincenzo D'Angelo, presidente CONI della Regione Molise. Allora, questo evento è un evento che comunque alza di tono nel Molise da parecchio la situazione sportiva. È un ulteriore evento che ci dà forza per guardare al futuro con grande interesse, perché si somma a tutti quelli fatti durante il corso dell'anno. Questa Supercoppa nazionale, che tra l'altro è la prima volta che si fa, quindi ci fa ancora doppiamente onore di averla qui in Molise, qui a Termoli soprattutto. Naturalmente il ringraziamento va al Presidente nazionale, che ha fatto sì che si potesse fare qui da noi, ma soprattutto al lavoro del Presidente regionale Giuseppe Formato. Certo, Termoli come trampolino di lancio di questo evento è sicuramente una cosa importante, perché comunque porta qui tanta gente e anche una forma di chiave turistica sportiva. Dobbiamo imparare a leggerlo sotto questo punto di vista. Lo sport deve diventare un qualcosa che va di pari passo con il turismo, assolutamente. È un'occasione per portare gente a vedere Molise, ad ammirare le bellezze, la gastronomia e tutto quanto quello che abbiamo di buono qui in Molise. Poi a Torto questo sport veniva sempre considerato uno sport tra virgolette minore, ma di sport di minore non c'è niente, perché lo sport è sempre maggiore in tutte le sue forme, in tutte le sue forme. Lo sport è sempre, deve essere sempre sport, e questa cosa è vera, come dice lei, soprattutto che veniva fatto da persone già ad un'età avanzata. Invece sto vedendo che ci sono tantissimi bambini che frequentano i campi da bocce, tanti giovani, e lo vediamo anche oggi con queste due squadre che parteciperanno domani, quindi direi che è proprio uno sport adatto a tutti. Come hanno confermato anche loro, quelli di Milano e quelli di Civitanova, che è uno sport in evoluzione, uno sport dove ci sono davvero tanti tanti giovani che la stanno abbracciando questa disciplina, e quindi questo è consolante. Assolutamente, il lavoro sicuramente è stato fatto a monte dalla Federazione Nazionale, perché certo, per arrivare a questo c'è bisogno di un lavoro che nasce dalla base, quindi dalle scuole, da tecnici che vanno nelle scuole, e devo dire che in questo il Presidente Nazionale è stato bravo a trovare tutto questo. Il famoso proselitismo. Esatto. Grazie Presidente. Grazie a lei. Questo è scappato. Michè. Prego Michè. Il microfono? Sì, è giusto, no? Sta provando. Me lo auguro. No, perché ci stava già qua. No, starò arrivando, dai.